motore, azione! Le recensioni cinematografiche del Ganzino. Che film c'è oggi al cinema? Francesca Cabrini, di genere biografico, drammatico, religioso, dura 2 ore e 20 minuti, visto in anteprima il 13 ottobre alla multisala Odeon di Pisa, con proiezione in formato widescreen e interamente programmato con ottima presenza di spettatori. Dici qualcosa sulla storia di questo film? La storia della santa patrona degli immigrati. Suor Francesca Cabrini ha creato orfanotrofi in Lombardia e chiede appoggio al Papa per costruirli in Asia. Ma Papa Leone XIII la manda a New York per diventare la prima donna capo di una missione. Il suo lavoro si svolgerà fra gli italiani emigrati che vivono da disperati negli Stati Uniti, salvando migliaia di vite. Cosa c'è di bello e meno bello? Film girato per il mercato internazionale fra Roma e gli Stati Uniti, dove visse e operò Suor Francesca Cabrini, magistralmente interpretata da Cristiana Dell'Anna, reggendo tutto il film con dignità intensa, tanto che è stato visto da oltre 20 milioni di spettatori in America al box office. Diretto dal messicano Alejandro Monteverde, è un piccolo miracolo cinematografico di produzione italo-americana. Ottime le scene dell'incontro-scontro con l'arcivescovo Corrigan e il sindaco di New York, con cui entreranno successivamente in buoni rapporti. La protagonista è pronta a sfidare chiunque, riuscendo a costruire un impero della speranza, laddove gli italiani venivano discriminati. La location perfetta dà maggiore risalto alla narrazione. Un ottimo cast italiano e internazionale, con un grande Giancarlo Giannini nel ruolo di Papa Leone XIII. Quindi, in conclusione, si può andare a vedere? Assolutissimamente sì! È un film meraviglioso, pieno di emozioni ed umanità, fin dal primo fotogramma.